Amici carissimi, dopo la domenica dedicata al battesimo di Gesù, dunque il quadro era, vedeva il Battista insieme a Gesù, la domenica dedicata alla testimonianza del Battista nei confronti di Gesù, adesso in questa domenica Giovanni esce di scena perché viene arrestato dalle guardie del re Erode e quindi sulla scena resta solo Gesù e Gesù prende quasi il posto di Giovanni per annunciare il regno di Dio. Comincia ora la missione di Gesù. Matteo ci presenta subito una scelta che fa Gesù. Non se ne sta a Nazareth, dove è vissuto per 30 anni. Sceglie di porre il suo domicilio a Cafarnao, quindi una città crocevia di popoli, crocevia di gente, ricchi e poveri, uomini e donne, grandi e piccini, mercanti e quant'altro, tanto che a Cafarnao c'era una centuria romana, c'era la dogana e a Cafarnao sono avvenuti grandissimi avvenimenti nella storia del cristianesimo, nella storia del Vangelo. A Cafarnao Gesù si domicilia e comincia subito la predicazione. Ma l'Evangelista Matteo, prima di riportarci in sintesi le parole della predica di Gesù, cita il profeta Isaia e ci fa vedere come nelle tenebre del mondo giunge la luce che è Gesù. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Questa luce è il veniente Dio in Cristo Gesù, il quale dice: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Anche qui c'è un incontro straordinario. Convertitevi, dice il nostro radicale cambiamento di vita. Non è più tempo di essere tiepidi, mediocri, superficiali, non è più tempo di trascinarci nell'esistenza. Bisogna davvero cambiare vita e cambiare mentalità. Bisogna andare oltre le ragioni della nostra ragione, senza dribblare la ragione, ma bisogna attraversarla e andare oltre cambiando mentalità, modo di pensare, stile di vita. Ma perché? Perché mentre noi facciamo questo sforzo esodale di uscita, di cambiamento, Dio sta vivendo già il suo esodo da sé, in quanto è il veniente, il regno di Dio è vicino. E il verbo che viene usato da Matteo è enkiken, cioè un perfetto i cui effetti perdurano nel presente. Il regno di Dio dunque è stato sempre vicino, Dio si è sempre fatto prossimo all'umanità e continua a farsi prossimo. E allora Gesù adesso chiama i primi quattro discepoli. E la risposta dell'umanità a questo advenire di Dio, a questa prossimità di Dio. Ed è anche una prova concreta di cosa vuol dire cambiare vita, cambiare mentalità. Gesù chiama due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e viene sottolineato per quattro volte il termine fratello, fratello, perché la chiamata a sé
dei discepoli che fa Gesù è anche una chiamata fra sé, cioè chi si avvicina a Dio, chi viene chiamato da Dio a rispondere alla prossimità di Dio, non può non vivere la fraternità nella prossimità della carità. Ecco perché quattro volte fratello. E questi quattro fratelli rispondono alla chiamata di Gesù prontamente. C'è l'avverbio eutius, subito, immediatamente. Non stanno lì a ragionarci, ma immediatamente camminano dietro Gesù. Perché la chiamata di Gesù è opisomu, cioè ricalcate le mie orme, camminate dietro di me, mettete i piedi dove li ho messi io. Lui traccia il cammino, noi dobbiamo ricalcare le sue orme. Ed è davvero straordinaria questa cosa, perché ciascuno di noi, la Chiesa tutta, è tale e siamo tali solo nella misura in cui ricalchiamo le orme di Gesù, e dunque solo nella misura in cui ci abbassiamo, come ha fatto Gesù, ci svuotiamo nel dono di noi stessi, testimoniamo la prossimità di Dio. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.